Il Taranto soffre ma riesce a piegare per 3-2 il Marcianise nella prima sfida playoff, conquistando il passaggio al turno successivo in cui affronterà il Monopoli ancora lo Iacovone. 4 assenze forzate per mister Papagni, che rilancia Masserano tra i pali, Pulci e preferito all'acciaccato Viscuso con Menicozzo, vice Carlotto sulla mediana, per un Taranto disegnato con l'ormai tradizionale 3-5-2. 5.000 gli spettatori presenti sugli spalti per la gara contro i casertani, beccati sonoramente dal pubblico dopo il turbolento pareggio dello scorso 27 aprile. Sole estivo sullo Iacovone e ritmi inizialmente bassi. Al settimo Menicozzo, dopo una respinta della difesa a campana, alza di poco oltre l'incrocio. Al 13° traversone di Mignoni, Amigoni è ben piazzato ma non ci arriva e l'azione sfuma. Il Marcianise si fa notare su azione d'angolo con un tiro di Posillipo provvidenziale da deviazione di Riccio in angolo. L'equilibrio dura fino al 26° quando il Taranto ottiene un rigore per fallo in area di Rossetti su Amigoni. Molinari è implacabile dagli 11 metri e porta il Taranto in vantaggio. Per l'argentino gol numero 23 in questa stagione. Timida risposta del Marcianise al minuto 31 con una conclusione di Viola parata da Masserano. Più incisivo il Taranto che al 34° raddoppia. Mignogna, direttamente dalla bandierina, indirizza a rete in bimbo e sorpreso e può solo accompagnare la palla nel sacco. È un buon momento per il Taranto che continua ad attaccare. Al 36° sfiora anche il tris con Balistreri che, imbeccato da Pulci, centra in pieno il palo alla destra di Imbimbo. Ancora Balistreri alla palla del 3-0, ma tutto solo di testa, manda al lato. Taranto al riposo col doppio vantaggio e con la qualificazione in pugno. Il Marcianise si ripresenta in campo con Conte al posto di Posillipo, il Taranto invece è lo stesso della prima frazione. Al quinto rosso-blu pericolosi con una sponda di Molinari per Muvanà che si attarda, perdendo il tempo per la battuta a rete. All'11° break del Marcianise con Viola che suggerisce per Tenneriello, il sinistro è impreciso. Al 13° Molinari esce tra gli applausi lasciando spazio a Viscuso, ma al 19° gli ospiti dimezzano lo svantaggio. Tenneriello quasi dal fondo mette al centro per Di Ronza che di testa infila comodamente in rete rimettendo in partita il Marcianise. Al 24° il febbricitante Papagni esclude Amigoni inserendo Vivacqua, ma al 27° il Taranto resta in inferiorità numerica. Pulci commette un brutto fallo su Conte a centrocampo e si vede sventolare il rosso diretto. Papagni corre ai ripari e sguinzaglia Miale escludendo Mignogna. Nel Marcianise Iadaresta sostituisce l'altro bomber Citro. Il Taranto vuole la qualificazione nonostante l'uomo in meno al 37° va ancora a segno. E Riccio con un gran destro dalla distanza fulmina Rimbimbo sotto la traversa. Il 3-1 sembra chiudere definitivamente la contesa, ma il Marcianise non si arrende. Al 43° si riporta sotto. Un cross di Viola dalla destra scavalca Masserano, Iadaresta deve solo accompagnare in rete per il 3-2. Nel recupero brivido per un'azione sull'asse Viola di Ronza, il cui cross volante è allontanato dalla difesa rosso-blu. Il Taranto passa il turno e ora pensa al derby di mercoledì contro il Monopoli.